Il pudore è essenziale per rispettare se stessi. Ebbene, il pudore che può apparire per alcune persone come una parola mai sentita prima d'oggi, non è altro che una norma vera e propria di tipo comportamentale e anche di tipo personale che è connaturata secondo la mia persona e deve essere connaturata in ogni singola persona. In buona sostanza è quell'atteggiamento secondo cui una persona non si fa vedere nudo o nuda davanti ad altre persone, che possono essere anche in alcuni casi parenti, quindi per esempio genitori o zii, cugini e quant'altro. Ecco, il pudore è una norma che io definisco norma di buonsenso, perché significa rispettare la propria individualità, rispettare se stessi, al fine di non, diciamo così, passare in cattiva luce e al fine, secondo, di migliorare la propria persona. Perché vedete, vedi, essere se stessi è importante, ma soprattutto rispettare se stessi è ancora più importante ed è ancora più fondamentale. Perché buttarsi e tradire se stessi andando in giro nudi oppure nude significa andare a colpire, significa andare a ledere, significa andare a, tra virgolette, far passare il nostro corpo non più come un qualcosa che può eventualmente piacere, ma significa provocare sensazioni anche di malessere nell'altrui persona, perché non è detto che a un uomo, ad una donna, ad un ragazzo, ad una ragazza piaccia vedere un essere umano nudo oppure nuda. Ecco. Questo è il primo fatto. E poi è anche un senso di rispetto, ripeto, per se stessi, perché chi si vuole bene ovviamente presenterà di sé il lato migliore. Per alcune persone, diciamo così, mostrarsi nudi oppure i propri apparati intimi può significare, ecco, vedi, io sono così, sono bello, tutto, non mi manca niente, oppure sono bella, ho tutto, non mi manca niente. Forse da un punto di vista potrei anche dare ragione a questo argomento, o meglio a questa, diciamo così, frase qua. Ma solo da una parte e solo da un punto di vista, perché dall'altro dico no, non può esistere che una persona addirittura mostri parti del proprio corpo, anche parti intime, perché significa davvero odiare se stessi e far diventare se stessi come degli esseri, non esseri pensanti, ma come dei veri e propri esseri animali. Ti ricordo infatti che gli animali vivono in modo ciclico la vita. Noi esseri umani viviamo la vita in modo intelligente e sfruttando la dote che ci viene fornita, che è l'intelligenza, la ragione. Per alcuni versi la ragione, l'intelligenza è utile, ma per molti altri no, perché la coscienza e la consapevolezza influiscono sulla ragione e grazie alla ragione un essere umano si interroga sul perché va a morire, perché deve morire, quindi si crea l'esistenza di un Dio, di una religione e di tutto un mondo, chiamiamolo metafisico, ultraterreno, che nella testa di un essere umano esiste, ma che di fatto, e secondo anche i concetti prettamente scientifici, io non credo che esista. E bada bene che ho fatto comunione, cresima, battesimo e penitenza, quindi confessione. Però, arrivato a questo punto, è perché effettivamente non ho avuto riscontri di tipo positivo da quel Dio di cui molti parlano e di cui molti si cibano la bocca. Si riempiono la bocca. Bene, da Leandro Osmerli di Roma è tutto, filosofo, mi definisco come filosofo esistenzialista con tratti pessimisti, perché in me purtroppo è connaturato un certo qual pessimismo che mi contraddistingue da tanti altri esseri umani. Grazie ancora e un saluto, questa chiaramente è la mia opinione personale. Grazie e al prossimo video.